Buongiorno amici e amiche, buon mercoledì 27 dicembre 2023. Oggi San Giovanni Apostolo. Ascoltiamo e commentiamo il Vangelo secondo Giovanni, capitolo 20, versetti 2 a 8. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala corse e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove lo hanno posto». Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario, che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette. Giovanni, il più giovane dei discepoli, detto anche l'amato del Signore. Siamo abituati a vedere San Giovanni raffigurato sempre molto vicino a Gesù, addirittura appoggiato sul suo petto. Questa immagine mi ricorda i bambini e i ragazzini che nei confronti della persona adulta sviluppano un atteggiamento di fiducia e di riferimento, un punto saldo sul quale sentono di poter poggiare la propria vita. Giovanni è saldo nel Signore, gli resterà vicino fin sotto la croce, perché, come suggerisce il significato del suo stesso nome, Dio esaudisce, stando alla sua scuola, si rende conto della sua fedeltà. Giovanni ci insegna che nei momenti negativi, anziché scaricare la colpa a Dio di ciò che ci accade, dobbiamo aggrapparci con più fiducia a Lui, perché Egli sa quel che permette e non abbandona mai i Suoi figli, finché non esaudisce la promessa di vita eterna che fa a tutti nel battesimo. Ecco perché Giovanni scappa al sepolcro e arriva per primo, non solo per la sua giovane età rispetto a Pietro, ma anche per la sua fede che lo spinge a correre. Infatti, chi ha fede non resta paralizzato, ma corre più veloce. È bello pensare che mentre preghiamo ci stiamo accostando al cuore di Dio che nel frattempo ci parla e ci istruisce nell'intimo. E tu cosa pensi quando preghi? Buona giornata a tutti!